Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Luigi del canale Un Osso in Campagna. Oggi proviamo la seconda delle tre testine che vedremo su questo canale nell'arco di questo mese. Vi parlo nello specifico della testina Mr. Bay di Agri Bay. Allora, due parole soltanto, perché questa è una testina molto importante, è piccola ma ha delle caratteristiche veramente interessanti. Intanto c'è da dire che Agri Bay è un marchio di DSV. DSV è il produttore della testina che casualmente ho qui montata, la Tripletto, che tanto ho apprezzato in questi anni, e non solo io, perché se cercate sul web trovate soltanto pareri positivi su questa testina qui. Ora, cosa è successo? È successo che il produttore ha deciso di realizzare una testina che assorbisse meno potenza, quindi che fosse adatta a dei cespugliatori di piccola cilindrata, parliamo dei 20-25 cc. Ora, io in casa non ce l'ho, quindi me lo faccio prestare domani, è un Honda quattro tempi, uno spettacolo, e lo proveremo con quello, quindi il test lo faremo domani su quel decespugliatore lì. La particolarità di questa testina, oltre a costare poco, ve lo dico più avanti, è quello di avere un'uscita tangente del filo, è la stessa teoria che c'è dietro la Tripletto, ovvero cosa succede? La testina viene montata in questa posizione e gira in questo senso, quando incontra l'ostacolo il filo, invece che piegare in modo violento, attutisce il colpo e quindi dura di più, si consuma di meno e richiede meno potenza al motore. È una testina leggera, vi dico subito il peso, comprensiva di filo, parliamo di 160 grammi. Il filo, non ve l'ho fatto vedere prima, il filo ideale per questa testina è il 3,3 mm quadrato che mi hanno gentilmente fornito in test. Ora, voi potete usarla col filo che volete, però c'è da dire che i test che ha fatto il produttore per avere le massime performance di questa testina sono stati fatti proprio col filo da 3.3 quadrato. Quindi se trovate anche un'altra marca, se avete in casa già qualche altro spezzone va benissimo, se avete il tondo va bene uguale, ma con questo avete il massimo dei risultati. Il filo è un filo unico, 40 cm di lunghezza. Il montaggio della testina è molto molto semplice, si inserisce il primo capo, si fa passare il secondo, si esce dall'altra parte, si passa dietro la testina e si esce dall'altra parte. Ecco qua. La testina è di alluminio, ovviamente lavorato con macchina CNC. La parte superiore è anodizzata, la vedete che è di un altro colore. È una scelta stilistica con un sopra i marchi dell'azienda, è anche molto bella da vedere. La particolarità di questa testina è che se si consuma la parte inferiore si può cambiare soltanto questa. Ci sono quattro viti a brugole sopra per smontarla completamente. Dico la verità, non mi è mai capitato di consumare così tanto una testina da doverla sostituire. Comunque vale la pena cambiarla completamente perché costa veramente poco. Poi dopo, alla fine del video, ve lo dirò. Il filo, come vi dicevo, è un 3.3 quadrato. È marchiato Agri Bay e anche questo è un Made in Italy. Bene, detto questo, andiamo a provarla sul campo. Come vi dicevo, la proveremo domani, sarà un test interessante. Allora, vi avevo detto ieri che mi sarebbe arrivato il decespugliatore un Honda a quattro tempi. Mi è arrivato, purtroppo l'attacco sulla testina è proprietario, quindi non sono riuscito ad avere la bulloneria corretta per poi avvitare la testina di Agri Bay. Quindi ho dovuto riesumare, è proprio il termine giusto, riesumare il mio primo decespugliatore. Eccolo qua, signore. Questo è il mio primo decespugliatore 10 anni, era fermo da 5-6 anni, è un 25 cc preso all'hobby marca CMI. Allora io quando l'ho presi, piccolo excursus, poi andiamo a provarlo, ero un novizio, non sapevo nulla di campagna, quindi mi ero illuso di acquistare un decespugliatore da 25 cc multifunzione e tagliare l'erba a 13.000 metri di campagna. Dopo il primo anno ho fuso il primo motore, l'ho cambiato, ne avevo trovato uno usato, ho messo il secondo motore e l'ho lavorato ancora per un 2-3 anni. Poi nel frattempo però ho acquistato quello più grande, quindi questo l'ho utilizzato sempre di meno, finché come multifunzione ho messo la lama alla fine, insomma lo utilizzavo come svettatoio per quello che poteva fare. Ho smesso di utilizzarlo 5-6 anni fa. Questa mattina, preso dalla disperazione, ci dovevo finire il test, l'ho cercato
l'ho ripulito, gli ho pulito la candela, ho messo la miscela, ho dato 10-15 tirate di funicella ed è partito. Quindi mi devo ricredere su questa marca qui. Devo essere sincero, non pensavo di rimetterlo in moto dopo tanti anni fermo, quindi membrane secche, testina asciutta, a lui non gli è interessato nulla. È arrivata la miscela ed è partito, è spettacolare. Questo, come dicevo, è un 25cc, è il più piccolo che ho, dovrebbe essere un 08-09 cavalli, quindi è un dessespogliatore di quelli entry level, economico, tra i più piccoli a scoppio. Quindi se avete un qualcosa del genere in casa, ecco, questo test potrebbe essere interessante per voi, per sostituire la testina, di solito sono le batte vai qui, ma non valgono molto, per avere quindi una testina molto più performante. Ok, sono in aperta campagna, qui ho l'uliveto, ho cambiato maglietta, quant'altro, sono purtroppo diventato allergico all'erba, quindi devo proteggermi, e sotto uno schioppo di sole di 38 gradi, devo essere sincero, tutto sto godimento non c'è, però dai, finiamo il test, vediamo come va, sono curioso anch'io di sapere. Allora, erbaccia brutta secca con dei cespugli, adesso vediamo se va in moto. Un tiro di funicella, fermo da 5 anni, ho messo in moto prima, non ci credo, io a sbattermi a cambiare membrane, carburatori su quell'altro. Ok, iniziamo. Allora, la testina è ottima, mi sono trovato molto bene. Avete visto, ho tagliato anche arbusti secchi. Quell'erba verde che vedevate alta, quella ha un diametro di un dito, eh? È molto legnosa, quindi non si scherza su quella. Prendevo la rincorsa, andavo su di giri e tagliavo. In alcuni momenti il dessespugliatore ovviamente ha perso potenza, ma il problema di questo test è stato proprio del dessespugliatore. Allora, per provarla, secondo le specifiche del produttore, con un dessespugliatore entry level, non dovevo provarla con questo tipo di erba. Mi spiego meglio. È una testina dedicata anche allo sfalcio pesante, almeno il produttore certifica anche erba, rovi e quant'altro, però se devo fare i rovi mi serve più potenza e non è questo il cespugliatore corretto, quindi con questo cespugliatore qui da 25cc 08-09 cavalli, secondo me avrei dovuto tagliare erba normalissima, l'erba che troviamo a marzo, aprile e maggio. E infatti mi riprometto di fare questo test con questo dessespugliatore, con quell'erba lì, il prossimo anno. Per contro, io voglio provare a tagliare i rovi con questa, ma a questo punto la metterò sul mio Fuchstack da 3 cavalli, ma lo farò in un prossimo video. Quindi vedrete di questa testina ancora due video, uno a breve col Fuchstack e un altro con questo cespugliatore in questa configurazione, ma il prossimo anno quando l'erba sarà più fresca. Mi è piaciuta molto, non dà vibrazioni, è molto leggera, è molto ben bilanciata. Il caricamento col filo senza utensili è molto comodo. Vedete, io mi porto sempre dietro un pezzo di filo, questo è di 40 cm in questo caso per questa testina. Quindi se si dovesse rompere, semplicemente mi fermo un attimo e lo cambio. Ecco, se dovete fare un lavoro così nel campo, magari portatevi 2-3 spezzoni perché può capitare che si rompa. Il filo, come vi dicevo, ho utilizzato soltanto questo di AgriBay e il 3.3 quadrato. Voi potete utilizzare quello che volete, ma le massime prestazioni sono certificate con questo filo qui.
Quindi se dovete acquistare comunque il filo, magari fateci un pensiero, acquistate questo insieme alla testina. Vi lascio il link in descrizione sul sito del produttore, non è un link affiliato, quindi non ci guadagno nulla. Se vi interessa acquistate la testina, costa 29,90, 30 euro. Il filo vi lascio sotto impressione il costo, perché al momento non ce l'ho sotto mano. È una testina che è certificata anche per essere utilizzata sui decespugliatori elettrici, quelli a batteria anche. Ora, sul mio ego non ci va, ci ho provato. Voi provate eventualmente sul vostro, ha un attacco 25.4 mm, quindi l'attacco standard. Se avete quel tipo di attacco, togliete una e mettete l'altra. Sui decespugliatori a scoppio poco potenti come questo, troverete sicuramente le testine battivai. Se volete sostituire quella, questo è un valido sostituto. Bene, detto questo, io ringrazio AgriBay per avermi inviato in test questa testina. Ribadisco che non ho preso soldi per fare la recensione, non sono stato pagato naturalmente. La testina, se gli serve, le sarà può riprendere, ma secondo me, visti i costi di trasporto, forse gli conviene lasciarmela, e io la provo molto volentieri perché devo fare altri due test con questa. Ringrazio voi per essere arrivati fino a questo punto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.